Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Climax Car Fishing. Oggi ospiti. Esatto. Sì. Oggi ci hanno invitato a venire a fare una sessione. Ci ha invitato. Sì, ci ha invitato. Aurelio. Che poi ovviamente lo vedrete nel video. Lo conosceremo. Siamo ai laghi di Montecchio Precalcino. È una piccola cava in gestione FIPSAS. E niente ragazzi, ci hanno invitato a venire a fare una sessione qui. Oggi abbiamo il lago tutto per noi. E niente, oggi vi mostreremo questo posto stupendo. Oggi siamo qua per divertirci proprio. Esatto. Perché comunque la cava qua, il laghetto, il lago, non è tecnico, ok? Qua dopo vi spiegheremo nel corso del video che persone vengono, famiglie, diciamo, ragazzi, che posto, è una scuola. Diciamo che questo posto si presta per diverse cose. Poi esatto, adesso nel corso del video ve le spieghiamo. Esatto. E nel frattempo ragazzi ovviamente vi facciamo vedere qualche pesce. Certo, certo, assolutamente sì. Sì, oggi è una bella giornata. Sono visto sicuro che il lago ha delle koi, ha delle regine, specchi, degli amur. Quindi c'è anche una bella vastità di pesce sì, all'interno. Sì, sì, sì. E quindi tenteremo di prendere qualche koi. Eh beh, ovvio, ci proviamo. Visto che alle Antille non le prendiamo, alle Giarrette non le prendiamo, ci proviamo qua. Bene ragazzi, il video inizia. Buona visione. E vai! Allora ragazzi, eccoci qua, una bella cattura. Oppalala! Beh, ah, che bella pinna, bellina qui, eh? Sì, bel combattimento, mi ha dato filo da torcere. Bene, dai, la rilasciamo prima che vada sulla barca. Com'è Cri? Non so. C'è? Bene, hai visto che ti dicevo che vedevo bollare sotto riva lì davanti al canneto. Bene, 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 bene. Stai pure di là che andiamo a inguadinarla di là. Che corse ragazzi! Stavo rifacendo delle bombette, all'ultimo abbiamo sentito. È veramente piccolina, però. Poi aspetta. Cos'è? Un piccolo amur? È un piccolo amur? Bellissimo! Vabbè dai, abbiamo fatto anche l'amur. Piccolino lui. Ok. Comunque, guarda che roba! Cri! L'amur è sempre l'amur però, Piccolo che sia. È sempre forte. Mamma mia ragazzi, veramente. Comunque, anche a Precalcino gli amur gradiscono il nostro mix. Sì. Bene ragazzi, ho fatto un attimo un'inversione perché volevo inquadrare la mia faccia e sono provato da questa salita e discesa. Beh ragazzi, anche un piccolo amur, sappiamo che ce ne sono anche di più, più belli, più grandi, non più belli perché belli sono tutti belli, però guarda che combattivo ragazzi. Ehi, a fretta di tornare. Importanza delle cure ragazzi. Sì, sì, a fretta di tornare a casa. Ok, allora come vi dicevo
Amur, piccolino, ma ce ne sono anche di più grossi. Bene, io direi di lasciarlo adesso. Sì, non si è visto, Cri, fammelo vedere. Ma non sta fermo. Eccolo. Eccolo lì. Ok, dai, bene. Piccolino, ha da crescere questo. Ok. Sempre con la sacca. Ah, poi spieghiamo anche il tutto. Anche se piccolo, comunque non abbiate fretta di rimetterlo in acqua. Infatti Cri sta calma. Sì, sta aspettando che si riprenda per bene. Ok. Andato? E via. Alla prossima. Allora ragazzi, volevo un attimo con l'occasione mostrarvi un po' come è fatto il lago sotto, quindi farvi capire un attimo che profondità ci sono, com'è conformato sotto, insomma darvi più informazioni possibili. Questo è quello che facciamo, quindi adesso faccio partire il barchino, ovviamente su abbiamo il dipper, e adesso vediamo un attimo com'è fatto sotto. Faccio una passata intanto da sponda a sponda. E adesso, come vedete dalle immagini, un attimo che sposto la tendina, dalle immagini va giù subito, quindi vedete che va abbastanza giù, siamo già a 4 metri e mezzo circa. Adesso sono più o meno al centro del lago, come vedete pesci qui ce ne sono in abbondanza, ce ne sono tanti di pesci. Adesso andiamo verso la sponda di là e vediamo un attimino come è fatto. Qui c'è, sembrerebbe una piccola montagnetta, ma ok, sono quasi arrivato di là, quindi 4,7 metri di profondità massima. Ok, e adesso ovviamente sta andando su. Eccolo qua. Adesso invece voglio fargli fare una passata in lungo, quindi far vedere com'è fatto il lago, diciamo, in lungo. Adesso vediamo un attimo, visto che comunque non è molto grande, facciamo anche presto a mostrarvelo un pochino, quindi a darvi già un'idea più o meno di com'è fatto. Allora adesso sto facendo la passata, come vedete, vedi il barchino, da sponda a sponda anche di qua, e adesso vi faccio vedere com'è fatto sotto. Diciamo che al centro sembrerebbe abbastanza piatto, è fisso sui 4 metri. Comunque vedete che il fondale adesso comincia a essere regolare, qui c'è una buca, eccola qua in mezzo. Ma come viaggia la T1 però? Qua c'è tanto pesce. Qua c'è tanto pesce. Ah, ecco, qui è più profondo. Qua 4,9 metri, qua arriviamo a 5 metri, credo. Sì. 4,8, 4,9 più o meno, quindi la profondità più profonda è, diciamo, dalla parte sinistra del lago. Ecco, così avete visto un po' anche come è fatto sotto. Adesso faccio rientrare il barchino. Il barchino lo abbiamo usato per fare due calate un po' più, diciamo, un po' più in là, per cercare di catturare qualche amur, visto che ci hanno detto che girano molto su quelle sponde. E niente, quindi abbiamo utilizzato il barchino per fare due calate. Adesso vediamo se quelle calate ci rendono qualcosa. E vi devo mostrare anche una novità adesso riguardo il barchino. Thank you.
Allora ragazzi, Angolo News, ok? Cri, Angolo News, cosa ci fai vedere? No, allora, visto che stiamo usando il barchino, volevo mostrarvi una novità. Abbiamo la possibilità di mostrarla in anteprima. L'avete già vista, è il pod per la T1. Quindi in casa T1 è nato il suo pod, perché ovviamente è un pod fatto unicamente per questo barchino. E niente ragazzi, quindi allora non si può mettere un altro barchino sopra? No, a meno che non abbia queste dimensioni, ma diciamo che è stato studiato, sagomato per questa scocca. Ok, perfetto. Allora, il pod è molto semplice, ok? C'ha il suo peso, perché ovviamente deve sostenere. Ti sostiene, Cri? Il peso, proviamo, non sono un equilibrista, ma gli monto sopra. Guarda. Vai. Oppe, mi tiene. Quindi se regge 87 kg, ragazzi. E vai su quei chili. Quindi, eccolo, questo è il pod. Te lo giro di qua. Ok. Ovviamente è più largo dietro e più stretto davanti, perché va a seguire la forma della T1. Esatto, segue la forma del barchino sotto. Il barchino si appoggia qui. Qui ci sono delle gomme che non vanno ovviamente a rovinare la scocca. Il barchino viene appoggiato. E voilà. Wow! Tanto figo! È più alto, quindi andiamo meglio a mettere il sacchettino, a posturarci sopra. È una posizione un po' più comoda, quindi non sono messo così a caricare il barchino. Sì. Per noi anziani. Poi, ovviamente, ognuno ha le proprie opinioni. E basta ragazzi, è molto molto semplice. Beh, alla fine deve sostenere il barchino, non deve che deve fare il caffè. Adesso vi mostro un'altra cosa. Sono quattro pezzi, quindi quattro viti di qua, quattro viti di qua. Non serve mollarle, basta semplicemente allentarle. In dotazione vi viene data anche una chiave a brugola. Si allentano queste viti, questa parte si sgancia, questa parte si sgancia e diventano quattro pezzi che poi potete mettere nella borsa. Adesso non so se Andrea poi penserà di fornire magari una sacca apposta per questo, o se andare nella sua sacca, adesso questo non lo so. Però diciamo, ecco, momentaneamente è così. Tanta roba. Sì, più che altro è comodo, Max, perché... Ma che dici se dopo facciamo vedere un attimo la comodità e andiamo a calare una canna col barchino e facciamo vedere com'è più pratico? Che dici? Ottimo. E ragazzi, intanto questa era per mostrarvi sta cosa, ovviamente, avendo la possibilità e l'onore di mostrarvela in anteprima, adesso l'avete vista. Bene. Sempre qua sotto sono, no? Sì. Sì, allora, pesca è molto marginale, è inutile anche lanciare al centro, le carpe sono prettamente su sottoriva. Magari quelle quindi, grosse sì. Sì, magari quelle un po' più grosse, ma girano tutte sottoriva bene o male. Quindi ecco, un aiuto che possiamo dare è ovvio questo, quindi cercate di calare nel sottoriva, perché nel mezzo è un po' inutile. Eccola qua. Wow! Sono piene di energia da far paura. E allora la andiamo subito a rilasciare. Ragazzi, questa diventerà una bella regina e promette bene. Eccola qua. Guarda che panciona qui. Sì, questa è bella panciona. Questa promette bene, ragazzi. Questa diventerà guarda veramente che panciona. Un bel carpone. Sì. Sane come carpo, vedete? Sì. Bello. Bene. Allora, ragazzi, sto preparando il barchino per andare a fare una calata un pochettino più diversa rispetto al classico lancio del sacchettino in PVA. Così vedete anche l'altezza. Esatto. Vediamo se riusciamo magari a insediare qualcosa di più importante, diciamo, ok? Quindi, oppala là, facciamo un po' di
casino in acqua. Oh oh oh, ok. Non è così, è così, perfetto. Niente, facciamo sta calata magari un po' più marginale verso l'altra riva, in modo da provare a insediare appunto anche qualche amur, perché ci dicono che gli amur, quelli un po' più interessanti, siano più marginali, non stanno proprio sotto riva, centro lago, ma siano proprio sulla sponda opposta. Quindi vediamo se facendo una calata millimetrica, ok, col barchino, riusciamo ad andare a insediarli. Adesso facciamo anche un po' di casino in acqua con un po' di tiger, che so che gli piacciono, senza esagerare ovviamente. Se dobbiamo stanare l'amur. Esatto, perché di carpe, carpe piccole ce ne sono. Esatto, adesso metto anche un po' di canapa, poca poca, ma giusto perché gli oli della canapa lasciano tutti i loro... Sì, la canapa lascia tutto il suo olio, quindi può essere interessante appunto anche per il branco che magari va a fiondarsi su... A livello attrattivo. La pastura, esatto. Ok, perfetto, Cri. T'ho fatto un bel piattino. Sì. T'ho fatto un bel piattino, quindi direi che adesso... Caliamo. E voilà! Andiamo a calare, Cri, che dici? Ok, ragazzi, andiamo. Hop, hop, hop. Che poi c'è una cosa da dire. Adesso noi siamo nel periodo dell'anno, da quello che ci diceva prima Aurelio, dove la cava è in secca. Sì, sì. Quindi secca vuol dire che attualmente, come avete visto prima, ci sono sempre quei 3, 4, 5 metri d'acqua. Però quando poi la stagione, diciamo, delle piogge, l'acqua più o meno arriva a metà di questa staccionata qui. Quindi si alza di 3 metri abbondanti, non male. Bene, bene. Cri, butta il barchino in acqua. Sì, vado a prendere il telecomando perché non ce la facevo a portare tutto. Torno e ricaliamo. Casi cerchiamo di slamarle anche in acqua quando sono così piccole, senza portarle fuori perché è inutile, quindi gli ridiamo subito la libertà. Piccola, ma anche questa doveva dire la sua. Andiamo a mangiare stavolta? Ce la facciamo? Bene ragazzi, adesso è ora di mangiare. Buon appetito! E la cosa bella è che qui il cibo ve lo portano. Hanno un servizio che portano la pasta, riso, pizza, insomma, ciò che sono diverse cose, e anche da bere, quindi sì, ecco, volendo si può anche ordinare la roba, che hanno tutto qui la cucina, quindi
noi intanto mangiamo. Buon appetito. Allora ragazzi, sto ripreparando la bombetta da ritirare, perché adesso anche l'altra canna, ho visto che il movimento è sull'altra sponda davanti a me, quindi come al solito andiamo in cerca delle carpe. A sinistra non dà i suoi frutti, quindi via la canna, la rifaccio. Sto usando su tutte e due le canne spinner rig con sezione di boom, eccolo qua che si può vedere, il fluorocarbon, praticamente il boom molto rigido, spinner rig con una pop up di pata all'aglio pesante, e ho messo il peso qui a controbilanciare la pop up, quelli nuovi appunto di corda, e non ho perso un pesce tra l'altro oggi, fantastico. Quindi adesso vado a crearmi la bombettina in PVA che poi andremo a rilanciare. Oppa là là. Ok, ecco una cosa che sto usando, un accorgimento che sto facendo in questi ultimi mesi: l'anti-tangle non uso più tutto il conetto intero, taglio il pezzettino, quello proprio più largo, e lo vado a mettere sopra la girella a sgancio rapido. Vedo che nei sacchettini in PVA, che tanti non usano neanche l'anti-tangle proprio perché non serve, perché è dentro un sacchettino PVA, solamente che avendo la girella a sgancio rapido comunque devo coprirlo lo sgancio rapido, quindi non vado a utilizzare tutto il conetto intero, ma vado proprio a tagliarlo, e guardate, una minima parte proprio qua così si può vedere, giusto perché almeno non perdo il rig finale quando poi sono in combattimento con la carpa. Ragazzi, altro piccolo gioiellino che ci è venuto a trovare. Oppala là! Guarda che bella, Cri, bicolor. Veramente bella. Aspetta che si agita un attimo. Ah, signor, mi fanno proprio divertire sti pesci. Guarda che bella, in salute. Sì, ridiamo subito la libertà, ovviamente. Guarda che bella coda, guarda che bella coda, Cri. Guarda che bella. Probabilmente ci sarà anche gamberi qua dentro, cosa, perché così rossa, guarda che bella. Ok, dai, la rilasciamo, Cri. Veramente bella, Cri? Sì, bellissima. Bene, andiamo con rilascio. E oppala, a proposito, ragazzi, adesso andiamo a parlare anche di queste attrezzature che ci state vedendo usare, e penso abbiate riconosciuto che non sono le nostre. Adesso capiamo perché. Ciao bella! Ok ragazzi, allora, come avete visto, oggi non abbiamo usato tutta la nostra attrezzatura. Ci avete visto usare guadino, sacca di rilascio, culla, che non sono le nostre. Questo perché su ogni postazione il gestore fornisce sacca, culla e guadino. Oltre a questo, su ogni posta, che sono 7, abbiamo la disponibilità di un gazebo. Andiamo a vedere qui un attimo, che lo apriamo anche. Questo sempre per collegarci al discorso che facevamo anche prima, che si può venire con la famiglia. O comunque in caso di notturna. Esatto. Cioè, sapete che non è da portarsi la tenda, perché insomma, esatto, ci sono già. Poi ci stanno anche due persone comode, sono quelli della... Ci stanno anche tre lettini volendo, eh. Sono quelli della Car Spirit, questi. Car Spirit, sì. Esatto, esatto, che dopo parleremo anche. Quindi, il lago offre questo. Culla, sacca di rilascio e guadino o un gazebo su ogni posta. Un attimo che sta passando un aereo, ragazzi. Come vedete è molto curato, ok? Il gestore cura bene il luogo di pesca, e ovviamente non bisogna lasciare carte in giro, ma questo è inutile che lo dico perché lo sappiamo tutti. Ho notato anche che ci sono per ogni posta dei posacenere, quindi ci tengono anche che non vengano gettate proprio tutte le cose per terra, a partire anche da un semplice mozzicone. E che dire,
il luogo è veramente bello perché ci si può divertire, come avete visto ci saranno anche dopo altri pesci, speriamo di averle prese. E andiamo a vedere un attimo anche una tipologia di postazione, Cri. Ovviamente, come vi ha detto Christian, l'acqua adesso è bassa perché si parla di risorgive sempre. Sì, ci hanno detto che quando si arriva, diciamo, a livello, esatto, è appena poco più sotto del... Sì, si può inguadinare tranquillamente dal bottile. Della postazione. Adesso siamo nel periodo caldo e quindi l'acqua è scesa parecchio. Abbiamo delle scale che vanno proprio sul ponte e anche qui, come vedete, c'è già una culla. Poi ovviamente ci sarà il guadino e la sacca di mantenimento. E basta, che altro aggiungere, ragazzi? Niente, venite e divertitevi. Partiva subito, piccola bombettina, pop up, spinner rig, ci ho spruzzato dentro un po' di, come si chiamano, Cri, quelli della mainline, no, i smart, liquid smart, bravo, esatto, ci ho spruzzato dentro 4-5 ml di quello, è partita subito, 2 minuti che l'avevo calata, fantastico. Bene, sponda opposta adesso girano. E ora, come al solito, vanno cercate e dobbiamo cercarle. Il guadino ce l'hai o a destra o a sinistra, Cri? Canna in piega per Cri, signori. Canna in piega. Addirittura? Addirittura. Fammi vedere. Sto filo della Garner come... Aspetta, perché allora... Come sfriziona. Ne approfittiamo. Siccome tutti chiedete, questa è la canna della Sonic X-Tractor. Siccome a quanto pare tutti state chiedendo di queste canne... Sì, io chat Instagram. Io da non possessore vi posso dire che sono delle gran canne, perché si sente proprio che ha nervo. Com'è sta carpa? Che si fa sentire come tutte le carpe. Sì. Bene, e vogliamo anche parlare di questi mulinelli, visto che hai detto delle canne? Sì, beh, sono tuoi, però come... No, mi sono riguardato, siccome vedo che spesso nei commenti chiedono. Sì, è vero. Allora, sono i mulinelli della Sonic, i Vader X 8000, doppia bobina, su una montata la treccia e sull'altra. Diciamo che su una canna così, una 10 piedi, un mulinello così, che è anche abbastanza leggero come mulinello. Sì, infatti ho tolto gli Shimano Speedcast perché un 14.000 su canne 10 piedi mi era un po' troppo sbilanciato. E questo per dire che quando andate a comprare una canna, se avete già i mulinelli, magari andate anche con un mulinello, perché il negoziante di fiducia ve la fa provare. Sembra la carpa di prima o mi sbaglio, Cri? Ci assomiglia, poi, vero? Vedremo. Allora, sembra uguale alla carpa che ha preso Max. Non so se sia lei o se sia un'altra. Per me è uguale, Cri, alzala un po'. È uguale, Cri. Bellissime però. No, questa c'ha la pinna che ha un po' di funghettini. Po'... Esatto, no, sì. È diversa però. Sono proprio bicolor, sì. Ungheresi mi sembra. Sono ungheresi ste qua, sì. Bella e ragazzi, tanta forza. Bene. Allora, piccola nota, il sacchettino in PVA con il pellettino dentro, uno spinner rig e una bella pop up e ci si diverte, ragazzi, c'è poco da fare. Di la verità che ti piace la plastica sul sughero, Cri? È tutta un'altra roba, vero? Ce la tolgo. No. Ragazzi,
un like per ogni persona che vuole che togliamo. Guarda, se arriviamo a 1000 like, che non è mai successo, la prossima volta tolgo le plastiche, promesso. Promesso? Promesso, va bene. 1000 like, guarda. Tanto a noi i like non ci importano, ma se tutti vogliono che le tolgo, vabbè, le toglierò. Perché fare 1000 commenti sarebbe un po' più... Cri occhio perché... impossibile. Che è la canna davanti, quindi devo andare di qua. Ok, andiamo di là. Ok, stavo cadendo, ragazzi. Ce la fai? È qua sotto, che va giù. Sì. Quindi... vai. Ti lascio andare giù a te, sennò sprofondo con la videocamera. Allora ragazzi, siamo qui con Aurelio. Aurelio è il gestore dei laghi di Montecchio di Precalcino, che ci ha invitato appunto qui a pescare nel suo lago. Io lascio la parola a lui adesso, che ci spiega un po' chi è e come è nato questo progetto. Quindi Aurelio, insieme a Spank, ci racconta un po' di lui e di questo meraviglioso posto. Aurelio, io vado dietro la telecamera, ti farò appunto qualche domanda, giusto perché così ci spieghi qualcosa. Ragazzi. Allora, intanto ti chiedo, cosa sono i laghi Montecchio Precalcino? Allora, spiegaci. Intanto ragazzi, salve a tutti. I laghi Montecchio Precalcino sono due bacini ad escavazione naturale per la costruzione dell'autostrada. Sono in gestione alla Federazione della FIPSA di Vicenza e sono due laghi che sono rimasti fermi da parecchio tempo. E nel mio progetto li ho indirizzati a due discipline ben diciamo precise dove ho un certo tipo di esperienza. Questo lago abbiamo il car fishing e il secondo lago abbiamo il feeder and match. Il feeder and match è indirizzo diciamo agonistico. Io come persona vengo da 22 anni di agonismo, nel car fishing ho una certa esperienza e su incarico di questo aprile della sezione ho preso in mano questi due bacini. Come avete potuto vedere li ho portati a un buon livello e diciamo tramite un progetto ben definito con delle aziende, dei negozi, siamo riusciti ad allestire questo posto nella maniera in cui avete già visto. Ok, e ovviamente adesso non è che siamo qui per fare pubblicità roba, però io no. Ti vedo indosso una maglietta con scritto Car Spirit, presuppongo che faccia parte del progetto. Ecco, praticamente ti sviluppo un attimo cos'è il progetto. Questo è il primo lago che nasce a indirizzo Car Spirit. Car Spirit perché? Perché l'azienda Normac Italia, tramite il sales manager Enrico Dell'Erba e il negozio New Tecnipesca di Verona, ha voluto iniziare un progetto dove come si può dire portare un lago ad indirizzo Caspirit e Dynamite Bay. Allora, Caspirit per quanto riguarda l'accessoristica, che come avete visto è tutto quello che abbiamo sui piedi, e Dynamite Bay come esche. E questo per avere diciamo anche una pubblicità commerciale che va avanti a suo passo. E il lago a noi lo abbiamo adibito con tutto il materiale Caspirit perché per un certo tipo di qualità e spessore, però il nostro lago è aperto a tutti i pescatori, a tutte le età e a chi non ha molte pretese. Qui ci si può divertire con tante partenze, con dei bei amori che con qualche tre pesci. Questo diciamo è quanto. Okay. E l'obiettivo principale del nostro progetto qual è? Prima di tutto dare la qualità ed il servizio, perché come si può vedere dal gazebo, dal guadino, dalla culla alla sacca di pesatura, noi forniamo tutto al cliente in modo che il nostro presupposto è che la persona arrivi a qualsiasi ora del giorno o della notte e possa venire a pescare. Deve solo mettere giù le sue canne ed è già attivo.
questo proprio per un principio e anche diciamo un mio progetto. Tutta la cura di questo materiale e le forniture vengono date dal negozio Newton Tecni Pesca di Verona e gestite dal sales manager Enrico Dell'Erba della Normark Italia, che ci dà la possibilità di proseguire tutto il nostro progetto. Qui avremo nel futuro dal gommone alle canne ai mulinelli a tutto quel che riguarda il materiale da pesca. Quindi è un progetto proprio a 360 gradi. Sì, forse diamo anche 5 gradi in più, 5 gradi in più, perché questa cosa in Italia diciamo non la si trova da nessuna parte. Ha avuto diciamo un buon investimento e speriamo che nel futuro ci dia anche un risultato. Questo è importante. Diciamo che dall'inizio la cosa sta crescendo e sono abbastanza contento di questo. E ringrazio chi ha creduto in me e chi ci sta aiutando. Hai qualche progetto già che è in corso, che si svilupperà con l'inizio dell'anno nuovo magari o entro fine anno? Allora, diciamo con l'anno nuovo, più che il car fishing che ormai è stato quasi tutto strutturato, vorremmo anche andare avanti, anche se siamo fuori settore, con il spinning da riva, belli botte e mosca, che sono cose che in questi luoghi mancano molto, come manca il car fishing, perché qui diciamo per la carpa siamo anche un po' fuori posto, però visto che sono tante le persone amanti di questa disciplina, ci auguriamo un buon proseguimento. Bene. Beh, Aurelio, guarda, noi da parte nostra ti ringraziamo per l'invito, ci siamo divertiti, è stata una bella giornata e abbiamo apprezzato quello che tu hai offerto in questo caso a noi, perché ci siamo noi oggi, ma quello che hai da offrire a qualsiasi pescatore. Abbiamo già detto appunto nel video che qua può venire la famiglia con moglie, marito e bambino, ovviamente sempre rispettando tutti quelli che sono gli altri pescatori. Può venire anche qualche persona che magari è un po' più esperta di un principiante, come può venire il principiante stesso. Quindi noi di Crimax ti ringraziamo per averci dato modo comunque di conoscere questo posto, perché Cri, non so te, ma io non ero a conoscenza, quindi... No, infatti, è sempre piacere scoprire posti nuovi e avere la possibilità di postarli. Esatto, come sapete Crimax è anche questo, quindi far conoscere posti nuovi e basta. Quindi se Aurelio hai altro da aggiungere, se no noi ti ringraziamo nuovamente e ci vediamo la prossima volta sicuramente. Esatto, io vi ringrazio per la vostra precisione e anche la vostra qualità e diciamo la professionalità del vostro lavoro, e spero di rivederti quando avremo le acque più alte. Sì, sì, abbiamo detto che appunto in questo periodo l'acqua scende, però cos'è, inverno, sale? Sì, diciamo che nel periodo autunnale l'acqua risale su di 3 metri, però diciamo non è male neanche. Questo perché qui è una risorgiva? E questa è una risorgiva e questi laghi seguono il livello del fiume Astico, per cui in base alle cose andremo a salire e scendere con le quote dell'acqua. Bene ragazzi, allora ringraziamo Aurelio per averci dato due o tre delucidazioni, spiegazioni, insomma, di quello che è il suo progetto e di quella che insomma è casa tua qua, Aurelio, c'è poco da fare. Esatto, quindi bravo. Noi ti ringraziamo per averci ospitato, per averci dato la possibilità di conoscere questo posto, perché non lo conoscevamo, è stato proprio Aurelio a chiamarci. E che dire, Cri, hai qualcos'altro da aggiungere? No, fa sempre piacere scoprire questi posti nuovi, perché sono quei posti che sono adatti un po' a tutti, non sono posti adatti solo ai professionisti o magari a chi deve solo cominciare, sono posti dove può venire chiunque a pescarci, dal professionista al principiante, perché comunque sia è un posto dove ci si diverte, ci sta tranquilli e ovviamente si fa la nostra passione, che è il car fishing. Quindi esatto, come avete visto il posto è tenuto bene, è gestito in maniera ottimale, perché c'è praticamente tutto a disposizione e basta, quando c'è gente che si dà da fare. Ecco, una cosa che sembra stupida, ma tanti ci chiedono, ci sono anche i bagni ragazzi? Sono, sì, bagni? Perché è una, sì, domanda che ci fanno in tanti, ma in quel lago che siete stati c'è il bagno, c'è tutto ragazzi, c'è anche il bar, quindi sì. C'è anche una piccola doccia. C'è anche una piccola doccia che non sapevamo. C'è anche un servizio ben predisposto per le signore.
diciamo le signore, non le mandiamo dove vanno i maschietti. Bene. Tutto qua. Bene, poi c'è il guardiano. E qua c'è il capo, il capo. Il capo Spank. Bene, ragazzi. E allora ringraziamo Aurelio e andiamo avanti a finire questa bella giornata. Grazie a tutti e alla prossima. Bene, ragazzi. Bene, sessione finita. Noi ci siamo divertiti. Sì. Ripeto, lago molto piacevole, ci si diverte parecchio, un po' diciamo come tutta la catena dei laghi FIPSAS, no? Sì, sì. Alla sì. fine sono laghi in concessione FIPSAS, quindi ovviamente serve essere tesserati FIPSAS, però sono, ci si diverte, ragazzi, ovvio, ce ne sono di più grandi, di più piccoli. Questo... Se teniamo conto, Cri, che scusa, a differenza di i laghi Cesena, che è molto più wild, tra virgolette, non c'è il servizio che c'è qua. Ovvio, sì, okay? Sì. Quindi qua c'è un qualcosa in più. Che... Questo è, diciamo, più un posto che può andare bene, ripeto, per veramente chi sta cominciando ad approcciarsi, sì, a questa pesca, sì. Per magari il papà che pesca e vuole portarsi la famiglia e il, sì, bambino. Sì, sì, quindi assolutamente. È un posto che si presta veramente a svariate cose. Esatto. E noi è fatto piacere. Noi è fatto piacere, esatto, fargli vedere questo posto, ragazzi. Noi ringraziamo nuovamente Aurelio e lo staff, insomma, che si, certo, occupa, certo, della gestione di questo posto, per averci invitato e averci dato modo di pescare e darvi questo appunto video. Speriamo vi sia piaciuto e ovviamente in descrizione, ragazzi, sotto nel video trovate tutto quello che riguarda quindi questo posto, quindi i vari contatti. E basta. E come al solito, ragazzi, in descrizione ricordatevi che abbiamo messo tutta la nostra attrezzatura. Siccome vediamo che c'è ancora gente che ci scrive, ci chiede, magari sotto nei commenti trovate tutto, esatto, quello che, esatto, usiamo. Adesso forse qui manca qualcosina, esatto, adesso magari adesso l'aggiungo, però vedere, perché può essere che non ci sia ancora i nuovi mulinelli che uso, esatto, io, quindi poi aggiorneremo comunque. Bene, ragazzi, da Crimax e da Precalcino è tutto, al prossimo video. Ciao, ragazzi. Ciao.